Lei si chiamava Nadia Pulvirenti, aveva 25 anni ed era operatrice della comunità da 2 anni. La giovane era stata impiegata come terapista della riabilitazione psichiatrica all'interno della struttura denominata Cascina Clarabella. È stata uccisa con 10 coltellate. Il GUP del Tribunale di Brescia ha prosciolto, perché incapace di intendere e di volere, Abderrahim El Mustakhari, dovrebbe essere, un 54enne marocchino che a febbraio di un anno fa uccise a coltellate la sua terapista per la riabilitazione psichiatrica. Attacco d'ira del marocchino senza motivo. L'uomo, con problemi psichici, anziché stare al suo paese, viveva qui da noi, in un bilocale all'interno della Cascina, ed è qui che è avvenuto il delitto. Non ci bastano i nostri folli, non ci bastano i nostri delinquenti, i nostri mafiosi, ma ne prendiamo altri. E così, per motivi ancora da stabilire tra l'ospite e la volontaria, ci sarebbe stata una lite per futili motivi, spiegano gli investigatori. L'uomo, in un attacco d'ira, ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito la giovane 10 volte, lasciandola senza vita. Quindi è andato in strada, dove in stato di shock è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale. Nadia fu uccisa con 10 coltellate. Riconosciuta la pericolosità sociale del killer marocchino, ma durante il processo gli avvocati della difesa hanno sempre fatto leva sulla salute mentale dello stesso maghrebino. E alla fine il giudice ha deciso di non rinchiudere in un carcere l'omicida, bensì di mandarlo in una struttura protetta a spese nostre. Il maghrebino, per la sua pericolosità sociale, dovrà soggiornare per 10 anni in una struttura che ha preso il posto di questo ospedale psichiatrico giudiziario, e dopo potrà tornare libero. E la nostra Nadia Pulvirenti rimane dimenticata, ma non dimenticheremo mai il suo splendido sorriso. Che Dio ti benedica, Nadia, ovunque tu sia.